Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è Risparmio, il mio progetto alla ricerca della indipendenza finanziaria, che spero arrivi entro l'età di 55 anni, cosa difficilissima, ma noi ci proviamo sempre duramente. In questo video voglio andare a fare la watch list dei tre REITs che vorrei aggiungere al mio portafoglio REITs. Chi mi segue sa benissimo che ho un portafoglio prettamente orientato ai REITs, ce ne sono alcuni, ne vorrei aggiungere altri, per svariati motivi che andremo a vedere anche nel video, però prima di partire, come sempre, la mia imitazione. Oggi tocca a Karim, che tra l'altro ho intervistato, e il suo video uscirà forse dopo questo video, per cui Karim, state accorto che fra poco arriva anche la tua imitazione, però comunque una bellissima intervista che vi ricordo di seguire. Imito Karim e poi andiamo al computer. Ciao a tutti, io sono Karim e se siete interessati al mondo degli investimenti, alla finanza personale, alla crescita personale, l'unica cosa che potete fare, vi dovete iscrivere a sto canale YouTube e cliccare campanella da notifica, lasciate un mi piace che fa bene all'algoritmo di YouTube e mi raccomando, seguitemi tutti i miei video. Vabbè, Karim, io ci ho provato, però col romano sono negato. Poi cercate di esagerare l'accento, forse ho sbagliato. Vabbè, comunque, andiamo subito a parlare dei tre REITs che ho nella mia watch list, come si dice all'inglese, che tutti parlano di azioni e io invece voglio parlare di REITs perché io voglio crescere con i REITs. Io la casa non me la compro, mi compro i REITs. Per cui andiamo al P2E, come si dice P2E, e andiamo a vedere quelli che ho in watchlist. Il primo dei tre REITs che ho in watchlist è Gladstone Commercial, un REITs che tra l'altro avevo già da parecchio in watchlist, non è che ci arriva adesso. È un REITs che si occupa appunto di comprare e possedere dei net lease industrial office, che sono proprietà appunto industriali o commerciali in tutti gli Stati Uniti d'America. È un REITs che diciamo, ho pa da parecchio tempo in questa watchlist e che in realtà ci sarei voluto entrare già qualche tempo fa, però aspettavo il momento giusto di costruire diciamo, il core del mio pacchetto REITs che ormai è stabile, sta dando i suoi frutti, sto vedendo che sta funzionando, per cui ci va subito inserito secondo me al più presto Gladstone. Andiamo a vedere come si è andato a evolvere il prezzo in questi tempi. Partendo comunque da Simply Wall Street, andiamo a vedere che è stato un REITs che ha avuto il suo calo nel 2008 e anche qui nel 2013, però diciamo che dalla sua quotazione nel 2003 sta più o meno agli stessi livelli. È uno di quei REITs in cui, a parte appunto le crisi finanziarie, ci si può attendere un prezzo prettamente stabile nel tempo, che però viene diciamo, aiutato da quello che è un dividendo molto corposo e appunto. Io cerco i REITs proprio per creare un interesse composto sull'acquisto di nuove quote con il trading 212 che fa l'investimento automatico dei dividendi e per cui questo è uno di quei REITs che, come lo pronuncio, sembra che dico i biscotti, REITs, che appunto vorrei tenere solo per la questione dividendo, non per la crescita growth del valore diciamo, delle azioni. In questo momento è quasi un 43% sottovalutato secondo l'algoritmo di Simply Wall Street. E per quanto riguarda la crescita futura, che è la cosa che più mi interessa, si prevede una crescita degli earnings del 24% anno e del revenue di un solo 3,3%. Per cui, come dicevo prima, appunto, è un REITs che non sto inserendo e non voglio inserire, in realtà non l'ho inserito, ma vorrei inserire non tanto per la crescita appunto del valore delle azioni in borsa, ma proprio del dividendo. La sua salute finanziaria, secondo me, è ottima, ha una marea di asset, sono 1 miliardo di asset. Quelli a breve termine sono pochissimi, ma comunque si sa che quando si posseggono degli immobili sono gli asset a lungo termine quelli che fanno un po' la differenza. Non ha praticamente cash, questa è una delle poche cose che mi preoccupano di questa azienda e ha tantissimo debito rispetto all'equity. Ovviamente se si va a guardare qui poi gli asset fisici, il payment receivable e il cash, si può andare a vedere che comunque questo miliardo va a coprire quelli che sono i debiti effettivi dell'azienda. Un REIT che mi piace tantissimo e andiamo a vedere subito il dividendo perché è quasi un 10%, un 9,4%, per cui inserito in questo momento può cominciare a darmi un po' di cash flow. Il valore delle azioni, non l'ho detto prima, comunque l'abbiamo visto sul grafico, è intorno ai 17 dollari d'azione. Comunque dicevo, un dividendo del quasi 9,4%, che in questo momento va oltre quello che è il current pay ratio, per cui l'azienda è effettivamente in difficoltà perché ovviamente prestandosi a fornire, a acquistare degli immobili in un determinato settore, in questo momento è stato impattato dalla crisi, ovviamente il payout ratio è molto alto.
però penso che possa ritornare su dei livelli sostenibili. Poi passiamo al secondo REITs, che questo qui è quotato invece sulla borsa spagnola. Ne ho già parlato in un video precedente riguardo ai REITs che avevano un dividendo superiore al 7%. Merlin Properties, quotata alla borsa di Madrid, che ha immobili non solo in Spagna ma anche nel Portogallo e una piccola parte anche nel resto del mondo. Per quanto riguarda il prezzo di questa azienda, è andato in calo in quest'ultimo periodo da marzo. Anche qui diciamo che stava lateralizzando, e anche questo qui è uno di quei REITs che uno va a tenere semplicemente per il dividendo. Ha avuto questa battuta d'arresto impressionante sulla crisi pandemica, per cui secondo me si trova a dei livelli e che nel momento in cui l'azienda ritornerà l'economia continuerà a crescere, se non va in difficoltà, può ritornare a dei livelli stabili, per cui potrei comunque andarci a fare un po' di capital gain nel medio periodo, non nel breve. Proprio per questa caduta la valutazione degli analisti e dell'algoritmo S&P Wall Street la dà leggermente sottovalutata, quasi un 17%, per cui è un qualcosa, come dicevo, che può aiutare il capital gain. La crescita futura invece è prevista salire molto. Io ho visto che le acquisizioni stanno aumentando tantissimo, tra l'altro non ho fatto vedere di cosa si occupa e mi dispiace. Comunque loro acquistano appunto degli immobili commerciali su tutta la penisola iberica e anche come Socimi, che sarebbe la tipologia di REIT a livello spagnolo. Socimi è come viene definito il REIT in Spagna. Quindi le attività principali sono l'acquisizione attiva e l'acquisizione e il management attivo, operativo e selettivo della rotazione di immobili commerciali. Quindi, come nel REIT precedente, si tratta di immobili commerciali che però sono Core e Core Plus, che praticamente sarebbero tutti quegli immobili che sono posseduti dalle aziende importanti. E se si va a guardare, ovviamente qui non vado nel dettaglio perché si parla solo di una watch list, ma se si va a guardare appunto l'ultimo report, loro hanno affittato degli immobili anche alla Nestlé, per esempio in Spagna, per cui sono dei clienti di grossa portata. Se andiamo di nuovo a vedere adesso la crescita futura, un 63.5% per quanto riguarda gli earnings, è quasi un 6% per quanto riguarda invece il revenue, per cui tutto quello che è l'introito, per cui è leggermente più ampio rispetto a Gladstone che abbiamo visto prima. La salute finanziaria anche qui, essendo un REITs, ha molti asset a lungo termine, quasi 13 miliardi, per cui ne ha di più rispetto a Gladstone, e a differenza di Gladstone c'è un qualcosina di cash in più. Inoltre la parte di asset, come si può vedere, copre quelli che sono i debiti. Andiamo a vedere i debiti, che sono circa 6 miliardi e 4, quindi la metà di quelli che sono gli asset fisici. Questo sicuramente è una situazione migliore rispetto a quella di Gladstone, con un dividendo che alla data di oggi, registrazione del video 7 novembre 2020, è quasi un 8.6%. E rispetto a quello che era Gladstone, qui il payout ratio è del solo 32%, e quello che si vuole tentare di fare è raddoppiarlo entro il 2023, per cui di liquidità l'azienda, volendo, ne ha degli earnings, è una situazione un po' più stabile e sicura rispetto a Gladstone, ed è uno di quei REIT che vorrei aggiungere nel breve periodo al mio portafoglio, perché con questo dividendo è molto ghiotto. Andiamo a passare all'ultimo, che è American Finance Trust. Questo è un REIT che potrei definire quasi un po' una scommessa. Il REIT al momento nel 2019 ha fatto il suo primo profitto, prima essendo partito da poco appunto aveva dei dati sempre in perdita. Di cosa si occupa? Si occupa di comprare e fare il management di un portafoglio diversificato di classici stabili commerciali, per cui quelli che possono essere retail, come i negozi, o degli stabili che sono relativi alla distribuzione del real estate, per cui si tratta comunque per la maggioranza di asset che sono relativi al retail, per cui ai negozi classici. E in questo periodo ovviamente si sa che questi negozi per la maggior parte sono stati chiusi e possono aver avuto delle difficoltà di pagamento, per cui mi aspetto un 2020 rispetto al 2019 che era stato migliore, di nuovo in calo. Qui l'evoluzione del prezzo, l'azienda è stata quotata da pochissimo, solo dal 2018, ma esiste da prima, per cui dalla data del suo inception il prezzo è crollato quasi alla metà di quello che era inizialmente, e se l'azienda appunto ricontinuerà il suo processo di fare profitti come accadeva nel 2019, ovviamente prevedo che il prezzo possa andare a salire. Ovviamente, essendo una situazione particolare, comincerei con una piccolissima posizione nel caso in cui voglia inserirlo nel mio portafoglio. La valutazione ovviamente è estremamente sottovalutata, perché come dicevo ha avuto un crollo impressionante in quest'ultima fase di mercato dovuta alla pandemia, avendo in gestione degli edifici o comunque delle proprietà commerciali, e
Per quanto riguarda la crescita futura, si aspettano gli earnings un 6,7% e il fatturato, qui è quello migliore, di quasi un 8,5%, 8,6%, perché una crescita che potrebbe essere appunto molto importante. Salute finanziaria, anche qui, come per quanto riguarda le altre due aziende, gli asset a lungo termine, che sono gli asset fisici, sono quelli che hanno maggiore importanza. Il debito è leggermente più alto rispetto agli equity e c'è una leggera parte di liquidità. 1,8 miliardi di debiti reali e 3,4 miliardi di asset fisici, per cui, come sempre, diciamo la manna, se così si può dire, dei REITs, quello che un po' copre è il fatto che nel caso in cui l'azienda vada in insolvenza, ci sono gli asset fisici che possono essere venduti a coprire i debiti. L'importante è che la parte di debito non vada a surclassare quella che è degli asset fisici. Dividendo che è a 14,24%, questo è uno dei motivi per cui vorrei entrare con una piccola percentuale, perché comunque il dividendo è ampio, ma ovviamente non mi vorrei esporre più di tanto con il mio capitale a un'azienda che in questo momento non si sa dove andrà a parare. È una scommessa, nel senso che hanno comunque gli asset che possono andare a coprire le parti debitorie, però ovviamente tutte le aziende possono fallire, anche un REITs che ha gli asset fisici. Però ovviamente questo dividendo del 14,24% è piuttosto ghiotto. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video, di questa watch list che fanno tutti, le tre aziende che ho, le tre aziende che voglio comprare, e io faccio i tre REITs, e mo che facciamo? La prossima volta farò le tre Tesla che vorrò comprare, oppure no, i tre Bitcoin, come fa Cignotti, tre Bitcoin che vorrò comprare, no, basta dire cavolate, questa è la mia watch list di REITs. Ne arriverà un'altra rispetto a altre aziende che sono relative invece al Dow Jones, come ho detto in passato, sto orientandomi molto su Dow Jones. Un'azienda l'ho già presentata, è Honeywell, che sarà nella mia watchlist, ma le altre due ancora non le ho presentate, arriveranno a breve in un unico video in cui andrò a presentare appunto le tre aziende del Dow Jones che voglio inserire nella mia watchlist, anzi che sono nella mia watchlist già, ma che voglio presentare a voi tutti che mi seguite. Ovviamente, se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore di lasciare un pollice in su per far capire all'algoritmo di YouTube che il video è stato di tuo gradimento. Forse avrei dovuto dirlo all'inizio, così non ti dimenticavi, così come avrei dovuto dire all'inizio anche di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Comunque, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!